come già riferendomi alla tradizione nuova della Chiesa dopo la bomba di Hiroshima, pensiamo alla pace Minteris. Nella pace Minteris c'è un giudizio preciso che dice è fuori della ragione pensare che i conflitti tra i popoli possono essere risolti con la guerra, che è poi lo stesso concetto da cui è nata l'istituzione delle Nazioni Unite, che si trova in questo momento in una paurosa contraddizione perché sono nate proprio con il presupposto di escludere la guerra come strumento per risolvere i conflitti e invece sono responsabili di una guerra che sta superando i confini di controllo, di razionalità che erano tradizionali delle guerre del passato. Quindi in questa situazione post-atomica il Papa non ha fatto che enunciare una presa di coscienza che a me fa piacere vedere così forte nel mondo cattolico, ma non è nata a caso, è nata da un giudizio laico e su questo punto sono d'accordo, mi ricollego a Bagé. È vero, in fondo non possiamo aspettare dal Papa le norme per giudicare se una guerra è giusta o non è giusta, ci basta la coscienza, però il Papa ci fornisce una illuminazione per l'esercizio di un giudizio morale, ma questo giudizio morale non può prescindere dalla svolta antropologica che abbiamo già varcato, quella cioè di una svolta atomica, la tecnologia che noi mettiamo in moto, e lo vediamo nello scenario terribile di questi 14 giorni, in questa che si chiama, e non a caso questa guerra, come io dico, è impossibile anche giuridicamente perché la chiamiamo una operazione di polizia internazionale. Ci manca la parola, perché non è più legittima nell'ordine giuridico internazionale la parola guerra, ha perso di ogni validità. Ormai purtroppo la si adotta. No, non si usa di fatto, ma la cosa contraddittoria è che si usa di fatto, ma non è ratificabile a livello del linguaggio giuridico internazionale, dove è esclusa la guerra. Questo è il fatto.